Ci battono l'Inghilterra Wembley, partita decisa ai rigori da due parate di Donnarumma. Nelle città italiane è esplosa la festa, da Roma con il maxi schermo a Piazza del Popolo, a Napoli con fuochi artificiali e caroselli di auto come a Capodanno. La gioia del Presidente della Repubblica Mattarella, come fu per Pertini e Napolitano, il Capo dello Stato riceverà gli azzurri al Quirinale, con loro anche Berrettini, dopo la finale di tennis a Wimbledon. Complimenti del Premier Draghi. Una città con lo sguardo all'insù, i tricolori sventolano, i cellulari sono pronti a riprendere, per le strade di Roma sfilano gli azzurri, con loro la Coppa di Campioni d'Europa. Il traffico va in tilt, il corteo non è autorizzato, ma ascoltare gli azzurri lungo il percorso, l'affetto di migliaia di tifosi. Siamo voluti venire qua a rendere omaggio a loro perché ci hanno dato una felicità immensa, grandiosa. Un bagno di folla fin dall'uscita dall'albergo, uno ci sventola la giacca, Mancini esce per ultimo, si ferma per qualche foto. Si canta l'inno tra l'azzurro della maglia e i tricolori, un tifo che non lascerà la squadra per l'intera giornata. Abbiamo una vita la passione che nessuna squadra. La coesione del gruppo, la coesione del gruppo. Premiare soprattutto la difesa che è stata rocciosissima come sempre, soprattutto anche il nostro portiere che ci ha salvato in diverse occasioni parando anche il rigore decisivo. Il sole è ormai tramontato quando gli azzurri tornano verso l'albergo, a bordo del pullman e per le strade, però la voglia di cantare è ancora tanta. D'Europa entra al Quirinale, diventa una foto di gruppo colorata, un momento di divertimento anche per Mattarella, che ha voluto questo incontro ancora prima di sapere come sarebbe finita la domenica più intensa dello sport italiano, per ringraziare la nazionale e Matteo Berrettini. Una festa fatta di sorrisi e applausi nel rispetto delle regole, con tanto di regali. Il capo dello Stato riceve una racchetta da tennis, la maglietta della nazionale con tutte le firme dei giocatori e il numero 10, mentre insegna la rivendica scherzando in platea. Avete manifestato il legame comune che vi ha unito, cioè armonia di squadra tra di voi e nel gioco. Questo ha reso il senso dello sport. C'è un ricordo che il capo dello Stato condivide con la squadra, quello di Davide Astori, e fra i sorrisi si fanno spazio anche le lacrime. Che è sempre presente nei nostri pensieri, nel cuore di quello conosciuto ed anche nei giovani che hanno sentito parlare di lui. Per lui, per Mancini, emozionato durante tutta la cerimonia, c'è un ringraziamento particolare. Avete vinto esprimendo un magnifico gioco. Non è il giorno adatto ai discorsi, dice Mattarella, è il giorno degli applausi. La vostra vittoria è ampiamente meritata, oltre i rigori, ma è lì, confessa, che la tensione si è sciolta davvero. Quella seconda parata, nell'ultimo rigore, ha reso felici milioni di persone, non soltanto in Italia. Alza la coppa in piazza con i nostri giocatori, il presidente del Consiglio Draghi, ci avete messo al centro dell'Europa, dice durante la cerimonia per gli atleti italiani, anche a tennista Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon, alla squadra Under 23 di atletica leggera. I vostri successi, afferma Draghi, sono stati straordinari, lo sport segna in maniera indelebile la storia delle nazioni, avete rafforzato in tutti noi il senso di appartenenza all'Italia. Ci avete fatto emozionare, commuovere, gioire, abbracciare. Con lo spirito di squadra e il gioco di squadra forgiati dal commissario tecnico Roberto Mancini. Ed è tutto il paese che si stringe attorno ai successi azzurri, sottolinea il Premier, e voi, aggiunge, rivolto agli atleti, ne siete parte, ci avete reso orgogliosi di essere uniti in nome dell'Italia. Investiamo sullo sport che anche agisce nel razzismo e l'ascensore sociale. Abbiamo tanta voglia di vivere altre notti magiche, conclude Mario Draghi. Leader di un'Italia che sa costruire un sogno e realizzarlo, un sogno che Roberto Mancini ha condiviso con gli amici di sempre, con il paese intero. L'abbraccio con Gianluca Vialli, con cui proprio Wembley con la Sampdoria aveva perso 29 anni fa la Coppa dei Campioni, resta uno dei momenti più belli dello sport italiano. Questa volta il Mancio torna a casa da leader della nazionale con la Coppa dei Campioni d'Europa, e a Roma l'abbraccio corale con tutti i tifosi azzurri fino al Quirinale. Signor Presidente, siamo tutti orgogliosi di essere qui al Quirinale,
Mi permette innanzitutto di manifestare il mio più sentito ringraziamento per essere stato il nostro primo tifoso. Questa vittoria è la dimostrazione che quando si crede fermamente in ciò che si fa è possibile esaudire un sogno apparentemente irrealizzabile. Questa vittoria la dedichiamo interamente agli italiani che possono finalmente gioire con noi. Fantasista da giocatore, commissario tecnico meticoloso, architetto della sua nazionale, nella docu-fiction che vedremo su Rai 1 il racconto di come il CT di Iesi ha costruito la squadra vincente, il valore del gruppo, la determinazione e il coraggio. Voi sapete quello che siete e non siamo qua per caso. Siamo noi i padroni del nostro destino. Mancini, che fin dall'inizio ha creduto nella vittoria agli europei, non si ferma. Tra 16 mesi ci sono i mondiali in Qatar e lui ha dimostrato di non accontentarsi mai. Il sogno è appena iniziato. Forza, grazie mister! Grazie mister! Orgoglio iesino, non ci crederemo più, è il migliore! 40.000 abitanti sdraiata in una valle nel cuore delle Marche. Iesi incarna la favola della provincia che sale sul petto del mondo e non vuole scendere. Lo deve a Roberto Mancini, nato qui nel 1964. Veramente una gran persona e l'ha dimostrato a tutto il mondo quello che è. Il Prato è un quartiere popolare della città e vi ha sede l'Aurora Calcio, la squadra della parrocchia di San Sebastiano, dove il commissario tecnico della nazionale iniziò a tirare i primi calci. Calcisticamente sto sempre qui e da ragazzo si vedeva che era su migliore che l'altro. Difatti ben presto se ne andò, chiamato dal calcio che conta, prima in campo, poi in panchina. Eppure ha sempre mantenuto un legame forte con la città natale, dove capita spesso, dove hanno sempre continuato a vivere i genitori Marianna e Aldo. Le partite della nazionale come le vede? Con chi le vede? Le vedo con mia moglie, con la madre e basta. Tanta adrenalina accumulata in questi giorni di grande calcio, ieri la scarica finale incontenibile, Iesi che si fa mondo e ora tutti aspettano il ritorno del Mancio in città per un'altra giornata di festa. Gianluigi Donnarumma, metteteci le mani ancora più enormi con i guanti, l'altezza quasi 2 metri, 90 kg di peso, si direbbe una statua di marmo tra i pali, invece agile come un ballerino con i riflessi di un gatto. Gigio è il soprannome che non ha paura di parare un calcio di rigore. Le mani d'oro dell'Italia, ha scritto il quotidiano sportivo francese L'Equipe. Mani che emigreranno al Paris Saint-Germain dopo la fine del contratto con il Milan. Ingaggio di 12 milioni all'anno, secondo le indiscrezioni. Ha risposto a chi diceva che la trattativa lo avrebbe distratto, agitato. Mani di ferro e nervi d'acciaio. Fin da piccolo, nei primi gesti in porta, ammirando Buffon. 22 anni di Castellammare di Stabia. La famiglia, il papà come punto di riferimento. Come un fratello, ridiamo, scherziamo e sono molto orgoglioso di come mi ha fatto crescere e dei valori che mi ha dato insieme alla mamma. Premiato come miglior giocatore dell'Europeo, ora tra i principali candidati al pallone d'oro insieme a Messi. D'oro come le mani di Donnarumma, appunto. Prossime ore a casa, a riabbracciare la famiglia. Passata la tensione, papà Alfonso ora si gode il trionfo del figlio. Adesso siamo un gruppo di rilassati, diciamo. Di chi in questo momento non è più l'omone di 2 metri salito sul tetto d'Europa, ma solo il piccolo da proteggere ad ogni costo. Sono fiera di lui. Secondo posto quando si arriva così vicini alla meta. Gareth Southgate lo ammette a denti stretti nel dopo partita. Eppure dai padroni di casa ci si sarebbe aspettato più spirito sportivo. Invece, i giocatori dei Tre Leoni si sfilano le medaglie d'argento appena ricevute, quasi a rifiutare il risultato. In un attimo sono negli spogliatoi, prima ancora che gli azzurri alzino la coppa in uno stadio che si svuota. Peggio fanno i tifosi inglesi. Prima i fischi durante l'inno di Mameli a dispetto dei tanti appelli a mostrare rispetto per gli avversari. Poi i cori razzisti rivolti a Rashford, Sancho e Saka, la cui unica colpa è aver fallito ai rigori. Insulti rilanciati sui social. I responsabili dovrebbero vergognarsi, scrive su Twitter il Premier Johnson. Comportamento inaccettabile, commentano William e Kate, Duke e Duchessa di Cambridge, augurandosi che qualcuno sia chiamato a rispondere. Un quadro
quadro che si completa con disordini e vandalismi. Prima della partita le risse per tentare di entrare allo stadio senza biglietto e, a match concluso, le provocazioni contro forze dell'ordine e tifosi italiani. Passi la delusione per la sconfitta, ma l'Inghilterra questa volta sembra aver perso anche il fair play. Dare ulteriore slancio alla ripresa, aggiungendo circa 12 miliardi al nostro PIL, secondo alcuni economisti che si rifanno alle esperienze del passato. E questo in un anno, il 2021, che già prevede un'Italia in forte recupero. La conquista del trofeo può essere percepita come una rinascita alla fine del periodo più duro, ripristinando fiducia e consumi. Allo stesso tempo rafforza la reputazione nazionale e può far aumentare la richiesta di prodotti made in Italy. Nel 2006, dopo la vittoria ai mondiali, l'export salì del 10%, spingendo crescita e occupazione. Anche il flusso turistico dovrebbe risentirne in positivo, con tutte le cautele in campo. Per l'UEFA significa incassi attorno ai 2 miliardi e utili sopra gli 800 milioni. Portare a casa la Coppa che tocca il suolo italiano tra le mani di capitan Chiellini e mister Mancini. Poi l'arrivo all'hotel romano tra due ali di tifosi per qualche ora di meritato riposo. Trofeo in mano e corona in testa per il capitano re d'Europa, ma anche un po' re d'Inghilterra. Nel pomeriggio alcuni azzurri sono andati al Policlinico Militare del Celio per la seconda dose del vaccino, poi alle 5 tutti al Quirinale per portare la Coppa dal Presidente. Insieme agli azzurri Matteo Berrettini, primo tennista italiano in finale a Wimbledon. E poi l'appuntamento al Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Draghi che li aspetta in piazza e il pullman degli azzurri in ritardo, rallentato in un centro di Roma gremito di tifosi che sperano di incrociare anche solo per un attimo lo sguardo di uno dei nostri campioni.